giornata bellissima, ci stava quasi, potevi quasi portarti a casa il pallone se non ci fosse stato l'altro su 3-0. E questa è veramente la tua stagione. L'anno scorso hai fatto più fatica, la B è la tua categoria. Ma non lo so questo, so che mi sono messo a disposizione dall'inizio e ho sempre cercato di fare quello che mi veniva chiesto, ma come tutti, oggi sapevamo che era una partita fondamentale per noi, era vita o morte, e siamo venuti qua con l'idea di fare una gran partita e siamo riusciti a portare a casa un risultato che per noi è importantissimo. I risultati che voi già conoscevate delle avversarie hanno aumentato la vostra voglia di fare il risultato pieno, oppure, come stavi dicendo, è proprio la preparazione della partita che è stato il momento determinante? Ma allora, la preparazione della partita viene a prescindere, perché noi prepariamo tutta la settimana e ci concentriamo su noi stessi. Poi è chiaro che giocando prima le altre abbiamo visto i risultati e sapevamo ancora di più quanto sarebbe stata fondamentale questa vittoria. Però noi scendiamo in campo pensando a noi ed è chiaro che oggi il risultato per noi significava, insomma, fare un gran passo in avanti. Cosa vi ha chiesto? Grande aggressività, perché questo si è visto, grande aggressività vostra, non li avete fatti ragionare, forse prima c'era un approccio troppo molle da parte di Cittadella, ma io metterei anche i meriti di Alessandria che non ha permesso a Cittadella di giocare. No, infatti penso anch'io questo, siamo arrivati dal primo minuto, siamo partiti molto aggressivi, abbiamo giocato bene, ma oggi secondo me la cosa fondamentale è stata che abbiamo messo il cuore, perché lo volevamo a tutti i costi, e questo poi ci ha fatto fare una prestazione del genere. Prestazione di squadra buona, ma 14 gol nella tua stagione sono qualcosa, compresi due in Coppa Italia, sono qualcosa davvero di significativo. Sì, la categoria la conoscevo già, però come dicevo ho giocato poco. Questa anche per me è una grandissima occasione e spero, insomma, di farne più possibile per poter arrivare alla salvezza che tutti vogliamo. Mi raccomando i capelli. Non li cambio più, quelli ormai. Quindi siete detto, l'avete guardata, avete sentito i risultati, l'avete guardata adesso la classifica anche? Sì, ma quella è chiaro che la teniamo controllata, però come dicevo prima, è chiaro che i risultati oggi ci hanno dato quella voglia di mettere in campo quel qualcosa in più, perché l'obiettivo si avvicinava. Però come dicevo prima, noi dobbiamo rimanere concentrati su noi stessi e come abbiamo fatto oggi, concentrati, mettendo il cuore su tutti i palloni, siamo riusciti a fare una grandissima gara e a portare a casa questi 3 punti fondamentali per noi. Grazie.